Solennità della Santissima Trinità. Contempliamo quindi il mistero di Dio. Contempliamo chi è Dio. Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. È un unico Dio, ma in tre persone. Ecco, la Trinità, appunto, no? Che noi diciamo tante volte, no? Usiamo con molta semplicità, no? E anche abitudine, dire Padre, Figlio e Spirito Santo, ma magari non ci fermiamo tanto a contemplare poi la bellezza e la grandezza di questo mistero. Noi possiamo dire che Dio è amore, no? Come diciamo anche spesso, proprio perché ci accorgiamo che grazie a Gesù che ce lo rivela, Dio, eccola questa rivelazione straordinaria, impensabile prima della venuta di Gesù, è in se stesso tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, unite in un infinito mistero di amore. E oggi ascoltiamo il Vangelo in cui Gesù incontra Nicodemo. Siamo all'inizio del Vangelo di Giovanni. Nicodemo fa parte del Sinedrio, un sacerdote importante, però una persona sincera che si interroga. E Gesù dice questa frase a Nicodemo: e Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio suo, l'unigenito, perché il mondo si salvi, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Ecco. La Trinità, appunto, è un mistero d'amore che ci insegna quindi che cos'è l'amore. E scopriamo oggi, grazie a questo Vangelo, una cosa bellissima dell'amore a cui non pensiamo forse tanto spesso, anche perché non è tutt'altro che semplice. E cioè, l'amore non è, come spesso, non è soltanto, per quanto sia fondamentale, no? Come spesso diciamo, il dare se stessi, certo, ma come oggi Gesù ci dice nel Vangelo, è anche il dare l'altro. Gesù viene nel mondo per portare al mondo il Padre, per rivelare il Padre, quindi per dare il Padre suo. A sua volta ci dice oggi nel Vangelo, il Padre ha mandato il Figlio suo, che è Gesù, e lo ha dato al mondo perché il mondo si salvi. Ecco, amare significa anche dare l'altro, non solo se stessi. E dare non perché l'altro ti appartiene, no? Ovviamente è una vendita, ma proprio perché non ti appartiene tu lo dai. Dice, ma che vuol dire questa cosa? No? Che vuol dire dare l'altro, no? Dare l'altro significa che tu ti accorgi che il vero bene di una persona, perché amare è voler bene, non puoi essere soltanto tu, non puoi essere te, non può finire a te la cosa. Ti rendi conto che il vero bene è un altro con la A maiuscola. E allora la persona a cui vuoi bene va data a questo altro. Cioè il desiderio più profondo di quando ami una persona deve essere quello che questa persona incontri Dio. Non perché tu non vali niente, ma perché non sei il fine ultimo. Tu sei una via attraverso la quale il Signore, si sta manifestando a quella persona attraverso l'amicizia che vi lega, attraverso la fraternità, attraverso una parentela, attraverso il matrimonio, attraverso il fidanzamento, attraverso l'essere padre e figlio, no? Ma l'altro è lui. E poi, come dice anche il Vangelo di oggi, dare l'altro lo si fa anche quando ci si accorge che l'altro è prezioso per gli altri, per le altre persone, no? E allora che possa scoprire la sua vocazione o portarla avanti o seguire la sua strada. È un dare l'altro nel senso che veramente la tua strada porta bene, porta salvezza alle persone che incontrerai attraverso quella che è la tua chiamata. Una chiamata a un certo tipo di lavoro, una chiamata a una vita consacrata, una chiamata anche a un matrimonio, no? E ora, dare se stessi è difficile, però non tanto quanto dare l'altro spesso. Perché comunque dare me stesso lo posso controllare io. Dare l'altro significa spesso perdere, accettare di perderlo, almeno questa è la percezione che ne abbiamo. E gli esempi sono tantissimi. Chi è che dà l'altro? Un genitore che dà un figlio e ne accetta la vocazione, ne accetta la sua strada, qualunque essa sia. Lo dà l'altro perché le vocazioni non sono sempre per la salvezza di altri. Lo fa in cuor suo, ovviamente, ma lo dà. In questo periodo quanti figli hanno dato ai loro genitori, quanti ragazzi piccoli anche ragazzi abbiamo visti che hanno genitori medici o infermieri, hanno accettato di dare i genitori a chi stava male, perché poi loro non li potevano abbracciare, dovevano starne lontani.
Ecco, li hanno dati per la salvezza di altri. Accetto io di starti lontano in questo periodo. Quanti, un fidanzato appunto, o due sposi, no? Danno l'altro, perché sperano davvero nel bene per l'altro e nell'incontro con l'altro, appunto, no? E questa continua ricerca del bene dell'altro, non di tenerli per sé, è un continuo dare. Si potrebbero fare tantissimi altri esempi. E la domanda che ci possiamo fare oggi è: chi ancora non ho dato, chi sto tenendo per me, chi sto stringendo nelle mie mani, con chi ho un rapporto di possesso invece che di darlo ad altri e a Dio? Non perché devo rompere il rapporto, ma perché per avere questa gratuità, no? Consapevoli che il bene è oltre me, e questo è il mio modo di amarlo. E allora chiediamoci, perché ogni volta che possediamo qualcuno siamo in una logica di peccato. Quando invece l'altro lo diamo, oggi noi capiamo attraverso il Vangelo, attraverso il mistero della Trinità, che amiamo come Dio ama. E allora doniamo il nostro cuore, i ragazzi a Dio, doniamo le persone che amiamo a Dio, doniamole per la salvezza di altri, lasciando che possano davvero portarla questa salvezza e questo bene che il Signore ha chiesto loro e affidato loro di portare. E buona domenica della Santissima Trinità.